La porta sul mare. Appuntamento settimanale per assaporare la poesia. Bene, bene, buongiorno a tutti gli amici della Porta sul Mare, ma anche a tutti gli amici di Facebook che seguono le trasmissioni, a tutte le amiche in particolar modo, a tutte le amiche della Porta sul Mare e a tutte le amiche di Facebook e anche a quelli che non lo sono, operatori come me di Facebook che usano altri strumenti, ma che amano la poesia, perché la poesia è ricca di immaginazione, ma è anche fonte di verità. E oggi diremo quello che infatti rappresenta la poesia come fonte di verità, sia nel mondo del sacro, sia nel mondo del profano. Come si può leggere sulla pagina di Facebook della Porta sul Mare e anche nel gruppo e anche nelle parole dei poeti o in altri strumenti di comunicazione, sono tantissime le poesie che vengono dedicate a Natale, alla Natività e in generale alla vita. È stato difficile per me scegliere, ho letto molti volumi delle poesie di cui dispongo e alla fine ho dovuto fare una scelta, non tutti forse condividerebbero la scelta che ho fatto io, però non si può fare altro che ascoltarmi, sorridendo e riflettendo. Comincio con un anonimo italiano del secolo XIV, che legge la lauda del bambin Gesù. A suo tempo la leggevano, perché dopo averla scritta anche loro la leggevano nelle comunità. E arrivo subito a prendere il volume dal quale lo tratto. L'ho presa esattamente da Poesie d'amore per un anno e dal Lunario dei giorni d'amore. Sono delle poesie meravigliose che sono state raccolte da un grande esperto di comunicazione. Una di queste poesie è anche quella che ha scritto André Frénaud, che forse qualcuno conosce perché si intitola Natale ferroviario e l'ho letta in tantissime occasioni anche negli anni scorsi. Dunque, Lauda del Bambin Gesù è scritta da un anonimo italiano del secolo XIV e fu ritrovata presso una biblioteca parigina. Questa lauda è una poesia d'amore detta dai fedeli, pensate, accovacciati intorno al presepe a quel piccolo bambino che ha preso ad allattarsi alla dolce puppata della Vergine Madre. Lauda del Bambin Gesù. Per lo vostro gran valore, Vergine Maria, ci hai fatto un bambino che è la vita mia. Un dolce bambino voi ci avete fatto, grande picciolino da tenerlo in braccio. Baciando ed abbracciando n'avrem sul lazzo. Non voglio altra gioia, nessuna che sia. Vergine Maria, china nel presepio quel dolce bambino, goderem con esso. Chi non sa pigliare, stringasi al petto, che non possa cessare la dolcezza sua. Del vostro bambino affamati siamo e con i nostri cuori lo desideriamo. Accattaci grazia che noi lo contempliamo e teniamoci sempre in sua balia. Quel dolce bambino gambetta in delfino, con le braccia scoperto, non lascia per gelo. La madre lo ricopre con gran desiderio, mettendogli la puppa nella sua bocchina. Puppavalo bambino la dolciata puppa, stringiala con la bocca, con le sue labbruccia, ciuppa ciuppa,
Ciuppa non vuol minestruccia perché non avea dentucci la bella bocchina. Oh, vera umanitade, come sei aggrandita con la divinitade, tu sei unita. La Vergine Maria ne prenda letizia e a noi peccatori ne fa cortesia. Non è deliziosa, strana, straordinaria. È praticamente l'immagine naturale di quello che succede a ogni madre, a ogni figlio o figlia e a ogni padre che assiste alla dolciata puppa. Ma andiamo all'altra poesia che volevo senz'altro leggere, che è il viaggio di Natale di Giuseppe e di Maria, di André Frénaud. Chi è questo poeta? André Frénaud, nato nel 1907, morto nel 1993, aveva poco più di 30 anni quando si vide deportato in Germania. Si vide, fu dolorosamente. Dotato di una irresistibile fiducia nella vita, scrive il commentatore di questo libro, riuscì a fuggire attraverso rocambolesche avventure e rientrato in Francia, si impegnò con ardimento nella resistenza. Sentiamo cosa dice. Natale ferroviario. San Giuseppe non aveva mai visto locomotiva e aveva paura di perdere i biglietti. Era una sera di grandi partenze, la stazione febbrile di folla e di fischi e di luci. Giunti troppo presto, si erano gingillati al buffet. Non avevano prenotato i posti e ci fu anche chi disse che avessero sbagliato treno. Nessuno ad augurargli buon viaggio. Gli amici non erano stati avvertiti. Vomitando fumo giallo e turchino come un drago, il treno cambiava binario agli scambi. E ancora cambia. Via più svelto, va. Scompaiono i sobborghi ed i segnali. In piedi nel corridoio. Chi avrà compassione d'una donna incinta e così bella e che geme? Nello scompartimento vicino alcuni zeloti s'accapigliarono spartendosi le provviste. Dei richiamati, militari richiamati, facevano i finti tonti. Un pubblicano, tronfio, desose esazioni, e la sua signora, una negra bellissima, occupavano i posti d'angolo sul corridoio. Un gran sacerdote faceva finta di leggere. Un treno passa fragoroso e il bambino già ne sbigottisce nella notte materna. Via dritti per la gran distesa, nevica, piove, che importa? Fa caldo fin sui ponti rumoreggianti, quando rinfresca l'aria il fiume attraversato. Già il tempo si addormenta e le città diradano, foreste sono superate e borghi, la valle rimonta, alle stazioni sconosciute le sbarre si abbassano e si rialzano nella campagna arrotondata di lassù dalla volta stellata. Il canto degli angeli, attutito dalle nuvole, non ce la fa a trapassare i boati del vagone. La Vergine chiude gli occhi contro il vetro. Vede. Tutti scendono, albeggia. San Giuseppe ha radunato le valigie, il ferroviere apre gli sportelli, sul marciapiede l'asino e il bue sono pronti e già parlottano. Ah, dice Maria umilmente, è qui che ha da compiersi la parola. Bellissima. Non ho commenti da fare. Me ne sono veramente innamorato quando l'ho letta la prima volta e merita di essere conosciuta. Ripeto, l'ho presa dal lunario dei giorni d'amore, che è un bellissimo libro curato da Guido Davico Bonino, così come l'altro che trattava della lauda del bambino Gesù.
Andiamo invece a due altre poesie, quelle erano sacre, adesso vediamo quelle che sono sacre, ma un po' profane. E vediamo subito le poesie che riguardano il Natale. C'è un Natale di oggi, sempre non il Natale di allora, mitico. C'è quello di oggi, di Guido Gozzano, che è brevissima la poesia, parla della pecorina di gesso del presepice. La pecorina di gesso sulla collina in cartone chiede umilmente permesso ai magi in adorazione. Splende come acqua marina il lago, freddo e un po' tetro, chiuso fra la borraccina, verde illusione di vetro. Lungi nel tempo e vicino nel sogno, pianto e mistero, c'è accanto a Gesù bambino un bue giallo e un ciuco nero. Un'altra poesia di Gozzano, brevissima anche questa. È nato il sovrano bambino, è nato, alleluia, alleluia. La notte che già fossi buia risplende di un astro divino. Orsù, cornamuse, più gaie suonate, squillate campane, venite pastori e massaie, o genti vicine e lontane. Non sete, non molli tappeti, ma come nei libri hanno detto da 4.000 anni i profeti, un poco di paglia per letto. Da 4.000 anni s'attese quest'ora su tutte le ore. È nato il Signore, è nato nel nostro paese. Risplende d'un astro divino la notte che già fosse buia. È nato il sovrano bambino, è nato. Alleluia, alleluia. E per stare sempre in questo clima dedicato ai piccoli, adesso vi leggerò La Befana di Giovanni Pascoli. Viene, viene la Befana. Vien dai monti a notte fonda, com'è stanca, la circonda, neve, gelo e tramontana. Viene, viene la Befana, ha le mani al petto in croce, e la neve è il suo mantello, ed il gelo il suo pannello, ed il vento la sua voce. Ha le mani al petto in croce, e s'accosta piano piano alla villa, al casolare, a guardare, ad ascoltare, or più presso, or più lontano, piano piano, piano piano. Che c'è dentro questa villa? Uno stropiccio leggero, tutto è cheto, tutto è nero, un lumino passa e brilla. Che c'è dentro questa villa? Guarda e guarda, tre lettini con tre bimbi a nanna, buoni. Guarda e guarda, ai capitoni c'è tre calze lunghe. Oh, tre calze, tre lettini, il lumino brilla e scende e ne scricchiolano le scale. Il lumino brilla e sale e ne palpita le. Chi mai sale? Chi mai scende? Con i suoi doni, mamma è scesa, sale con il suo sorriso, il lumino le arde in viso come lampada di chiesa. Con i suoi doni, mamma è scesa, la Befana alla finestra sente e vede e si allontana. Passa con la tramontana, passa per la via maestra, trema ogni uscio, ogni finestra, e che c'è nel casolare? Un sospiro lungo e fioco, qualche lucciola di fuoco brilla ancora nel focolare, ma che c'è nel casolare? Guarda e guarda, tre strapunti con tre bimbi a nanna buoni, tra la cenere e i carboni c'è tre zoccoli consunti. Oh, tre scarpe, tre strapunti, e la mamma veglia e fila sospirando e singhiozzando e rimira quando a quando, oh, quei tre zoccoli in fila. Veglia e piange, piange e fila. La Befana vede e sente, fugge al monte, che è l'aurora. Quella mamma piange ancora su quei bimbi senza niente. La Befana vede e sente. La Befana sta sul monte, ciò che vede e ciò che vide, c'è chi piange e c'è chi ride. Tristissima.
È una festa, ma poi non si conclude con qualche dono, con qualcosa. E i miseri restano miseri e i poveri sono poveri. E infatti Rodari scrive, per esempio, in modo diverso, il mago di Natale. Se io fossi il mago di Natale, farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento, dalle piastrelle del pavimento, ma non l'alberello finto di plastica dipinto che vendono adesso al Lupin, un vero abete, un pino di montagna, con un po' di vetro vero, con un po' di vento vero, impigliato tra i rami, che mandi profumo di resina. In tutte le camere e sui rami i magici frutti, regali per tutti. Poi con la mia bacchetta me ne andrei a fare magie per tutte le vie, in via nazionale. Farei crescere un albero di Natale carico di bambole d'ogni qualità che chiudono gli occhi e chiamano papà, camminando da sole, ballando il rock and roll e fanno le capriole. Chi le vuole le prende gratis, si intende. In piazza San Cosimato faccio crescere l'albero del cioccolato, in via del Tritone l'albero del panettone, in via Le Bozzi l'albero dei maritozzi e in largo di Santa Susanna quello dei maritozzi con la panna. Continuiamo la passeggiata, la magia è appena cominciata, dobbiamo scegliere il posto all'albero dei trenini. Va bene, Piazza Mazzini, quello degli aeroplani, io lo faccio in Via dei Campani. Ogni strada avrà un albero speciale e il giorno di Natale i bimbi faranno il giro di Roma a prendersi quel che vorranno. Per ogni giocattolo colto dal suo ramo ne spunterà un altro dello stesso modello o anche più bello. Per i grandi invece ci sarà, magari in Via Condotti, l'albero delle scarpe e dei cappotti. Tutto questo farei se fossi un mago, però non lo sono. Che posso fare? Non ho che auguri da regalare, di auguri ne ho tanti. Scegliete quelli che volete, prendeteli tutti quanti. Anche queste poesie sono deliziose. E voglio leggere ancora una poesia di Rodari intitolata Lo Zampognaro. Se comandasse lo zampognaro che scende per il viale, sai che cosa direbbe il giorno di Natale? Voglio che in ogni casa spunti dal pavimento un albero fiorito di stelle d'oro e d'argento. Se comandasse il passero che sulla neve zampetta, sai che cosa direbbe con la voce che cinguetta? Voglio che i bimbi trovino, quando il lume sarà acceso, tutti i doni sognati, più uno per buon peso. Se comandasse il pastore del presepe di cartone, sai che legge farebbe firmandola col lungo bastone? Voglio che oggi non pianga nel mondo un solo bambino, che abbiano lo stesso sorriso, il bianco, il moro, il giallino. Sapete che cosa vi dico? Io che non comando niente, tutte queste belle cose accadranno facilmente se ci diamo la mano. I miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno. Anche questa è piena di buone intenzioni, di buone cose. Ma sempre per stare nel tema, vorrei prendere quest'altra di André Frénaud. André Frénaud che ha scritto Il viaggio dai Re Magi. È bellissimo questo qui. André Frénaud, i Re Magi. Dovremmo proprio tenere il passo con la stella, si chiedono i re magi. La maratona non è già durata abbastanza. Riusciremo infine a smarrirlo fra la luna e gli armenti, il lucore che perdura paziente. La neve aveva intessuto i paesi del ritorno coi suoi fiori fusi, dove la memoria si perde. Nuovi compagni si mischiavano alla brigata, spuntati come boscaioli dagli alberi. L'ebreo errante penava con le sue ferite derise. Pellicce coprivano il re moro, mortalmente malato. Il pastore della fame è con noi. I suoi occhi azzurri illuminano il manto di mondiglia e il vizioso drappello dei bimbi catturati. Andavamo incontro alla Letizia, ci avevamo creduto, la Letizia del mondo nata in una casa di qua. Questo in principio. Ora tutti zitti, andavamo a liberare un sepolcro radioso segnato ad una croce dalle torce nella foresta. Il paese è incerto, costretto
castella scivolano alle nostre spalle. Niente fuoco nei focolari delle tappe. Le frontiere si spostano all'alba sotto i colpi proibiti. Le nostre mani che infransero le tempeste di sabbia, le ha bucate il tonchio e ho paura della notte. Quelli che aspettavano nel vento della strada si sono stancati. Il coro si volge contro di noi. Per i suburbi chiusi all'alba, per paesi senza amore, andiamo avanti, mescolati con tutti e da tutti divisi, sotto le grevi palpebre della speranza. La paura ansimava come una cavalla borsa. Arriveremo troppo tardi. La strage è già cominciata. Gli innocenti sono distesi sull'erba e ogni giorno rimescoliamo pozze per le contrade e il brusio si svuota dei morti non soccorsi che avevano sperato nella nostra sollecitudine. Tutto l'incenso è marcito nei cofani d'avorio e l'oro ci ha cagliato il cuore come latte, sedata ai soldati, la fanciulla che custodivamo nell'arca per lo splendore e il sorriso del volto. Siamo persi, ci hanno dato false informazioni fin dall'inizio del viaggio. Non ce n'era strada, non ce n'è luce, soltanto una spiga d'oro sorta dal sogno che il peso delle nostre cadute non ha saputo inturgidire. E noi procediamo, bofonchiando contro noi stessi e tutti e tre imbronciati, quanto uno solo può esserlo contro se stesso. E il mondo sogna tramite la nostra marcia sull'erba delle bassure, ed essi sperano, mentre noi abbiamo sbagliato strada, sperduti nei merezzi del tempo, nei crudi meandri che anima il sorriso del bambino, cavalieri che inseguono la fuggente nascita del futuro che ci guida come il mandarino, i buoi, maledico l'avventura, vorrei tornare a casa mia e al platano a bere l'acqua del mio pozzo, non intorbidata dalla luna, e a realizzarmi intero sui miei terrazzi, sempre uguali nella frescura immobile della mia ombra. Ma io non so guarire da un richiamo insensato. E vado. Abbiamo sentito la poesia dei Re Magi, letta poco fa e commentata sicuramente molto meglio di me da Freno, che l'ha scritta, perché anche Freno naturalmente le poesie che leggeva le aveva scritte, le leggeva volentieri, io penso. Bene, cosa c'è in quella poesia? Dicevamo, ci sono fatti storici, per esempio si sente parlare dell'eccidio dei bambini, che si chiama nella storia l'eccidio degli innocenti. Ma ci sono anche cose spiritose, cioè si vede il profilo strano di questi re che arrivano dal lontano Oriente portando dei doni e che sono talmente stanchi che vorrebbero tornare a casa, seguono la stella, ma la stella non è che li aiuti tanto. Quindi ci sono nelle poesie, in sostanza, elementi di verità, anche storica, e elementi di fantasia. La poesia è ricca da ogni punto di vista, è per questo che io fin da bambino me ne sono occupato, le ho lette per tantissimo tempo. E invito tutti a leggerle e a leggere anche quelle che oggi non potremo leggere. Ma passiamo adesso a una linea un po' più seria della poesia, che pure è una poesia che riguarda i nostri giorni, perché mentre noi festeggiamo la pace, qui festeggiamo i bambini, regaliamo doni, libri, oggetti di vario tipo. C'è la guerra nel mondo, ci sono tantissime guerre nel mondo, non solo quella che tutti citano quotidianamente, cioè quella che riguarda l'Ucraina e la Russia, ma anche altre guerre. E allora mi è sembrato importante ricordare quello che dobbiamo ricordare, che mentre c'è la guerra si soffre e non solo si festeggia. Una poesia che è esemplare è scritta da Jacques Prévert e adombra quello che successe nella Seconda Guerra Mondiale. Guarda una scena familiare, e la poesia racconta così. La madre lavora a maglia,
Il figlio fa la guerra. Trova tutto questo naturale la madre. E il padre? Che cosa fa il padre? Fa gli affari. Sua moglie lavora a maglia, suo figlio fa la guerra. Lui affari. E trova tutto questo naturale il padre. E il figlio? E il figlio? Che cosa ne pensa il figlio? Niente. Assolutamente niente, il figlio. Il figlio, sua madre fa la maglia, suo padre gli affari, lui fa la guerra. Quando sarà finita la guerra, farà gli affari con suo padre. La guerra continua, la madre continua, lavora a maglia, il padre continua e fa gli affari. Il figlio è ucciso e non continua più. Il padre e la madre vanno al cimitero e trovano tutto questo naturale, il padre e la madre. La vita continua, la vita con il lavoro a maglia, la guerra, gli affari, la guerra, il lavoro, la guerra, gli affari, il lavoro a maglia e gli affari, la vita con il cimitero. Quando l'ha scritta Jacques Prévert, probabilmente pensava a quell'epoca anche al fatto che la Francia era stata subito messa sotto il dominio della Germania nazista e c'era il regime di Vichy. E infatti predominavano figure nel regime di Vichy come queste, mentre per esempio quelli che erano avversari del nazismo finirono nei campi di sterminio. Un'altra poesia che è opportuno ricordare è quella di Wisława Szymborska, intitolata La fine e l'inizio. Di Wisława molti sanno tante cose perché è stata premiata negli ultimi anni per la sua poesia che è originale, straordinaria, piena di verità e di ironia. E qui leggiamo anche un sottile elemento di ironia. In questo racconto. Dopo ogni guerra c'è chi deve ripulire. In fondo, un po' d'ordine da solo non si fa. C'è chi deve spingere le macerie ai bordi delle strade per far passare i carri pieni di cadaveri. C'è chi deve sprofondare nella melma e nella cenere tra le molle dei divani letto, le schegge di vetro e gli stracci. C'è chi deve trascinare una trave per puntellare un muro, c'è chi deve mettere i vetri alla finestra e montare la porta sui cardini. Non è fotogenico e ci vogliono anni. Tutte le telecamere sono già partite per un'altra guerra. Bisogna ricostruire i ponti e anche le stazioni. Le maniche saranno a brandelli a forza di rimboccarle. C'è chi con la scopa in mano ricorda ancora com'era, c'è chi ascolta annuendo con la testa non mozzata, ma presto lì si aggireranno altri che troveranno il tutto un po' noioso. C'è chi talvolta disotterra da sotto un cespuglio argomenti corrosi dalla ruggine e li trasporterà sul mucchio dei rifiuti. Chi sapeva di che si tratta deve far posto a quelli che ne sanno poco e meno di poco e infine assolutamente nulla. Sull'erba che ha ricoperto le cause e gli effetti c'è chi deve starsene disteso con una spiga tra i denti, perso a fissare le nuvole. Ora che l'ho letta, non per la prima volta, l'ho letta tante altre volte, mi sembra veramente efficace e corrisponde a quello che esattamente succede. Ci sono coloro che si dimenticano completamente della guerra, veramente, e non sanno nulla. Le nuove generazioni non conoscono quello che è successo. Io per parte mia conosco poco, qualcosa però ricordo. Sia pure vagamente, perché sono nato nel 1919.
Dunque, veniamo invece a un mondo che si avvicina al Medio Oriente e all'Estremo Oriente. E vi voglio leggere a questo proposito una poesia che è quella di Jumana Haddad, intitolata Parole note. Parla della donna che aspetta. Perché quando c'è la guerra, la donna è in guerra normalmente, in tutte le guerre del passato. Non c'è in guerra come combattente, c'è in guerra di solito come sofferente. La donna che aspetta intuisce che quello che c'è non è quello che avrebbe potuto essere, ma nemmeno quello che sarà. La donna che aspetta vede il segreto oltre il buio, il viaggio oltre il passo, il bacio oltre le labbra. Vede se stessa oltre la loro immagine di lei. La donna che aspetta tocca quello che non possono vedere, canta quello che non possono sentire e ogni giorno incide un sorriso nuovo nella carne dell'alba. La donna che aspetta ha il cuore nel palmo della mano, offerto come una fontana di sangue. Goccia dopo goccia, battito dopo battito, sfida il tic-tac del tempo e avanza. La donna che aspetta non si guarda dietro, non si guarda davanti, si guarda dentro e cresce. La donna che aspetta invoca il vento, le stelle, i mari e culla nei suoi occhi i sogni che fanno girare la terra. La donna che aspetta sa che non è la barca quel che lei aspetta, ma che è la barca che sta aspettando lei. In questa poesia c'è una metafora finale, quella della barca. E quante barche sono passate negli ultimi anni che noi abbiamo vissuto, che hanno portato migranti attraverso il Mediterraneo. Migranti che fuggivano, se non dalle guerre, fuggivano dalla fame, fuggivano dalla miseria, fuggivano da altre guerre, fuggivano dalle malattie, fuggivano perché gli esseri umani sono sempre stati migranti fin dall'inizio. E quelli fortunati fuggivano alla ricerca di nuove terre da coltivare. Quelli più sfortunati fuggivano lasciando dietro di sé le proprie cose e le proprie famiglie perché la guerra aveva invaso e distrutto il loro destino. Ma vediamo adesso altre poesie che volevo ricordarvi, che sono interessanti. Per esempio, le poesie che io ho trovato in un'agendina, una bella agendina del 2007. Ecco, la prendo in mano. Il libro dei cittadini del mondo. Questa agenda contiene poesie di alcuni poeti, forse conosciuti da molti, ma anche dimenticato. E io vorrei leggervele, sono cinque, sono brevi perché le ritengo importanti. Oggi, proprio oggi, per la vita e contro la morte, per la pace e contro la guerra. Dunque, questa è la prima edizione inglese, era del 1572, la nascita. Naturalmente le vuole tradurre. Tutta l'umanità è l'uno dell'altro. È un solo volume. Nessun uomo è un'isola. Un tutto completo in sé. Ogni uomo rappresenta un frammento del continente, una parte dell'insieme. Se il mare trascina via una zolla di terra, l'Europa intera ne è diminuita.
come se i flutti avessero trascinato via un promontorio, la dimora dei tuoi amici o la tua. La morte di ogni uomo ci diminuisce, perché apparteniamo al genere umano. Quindi non domandare mai perché suona il ritocco della campana. Suona per te. Se fossimo a teatro, certamente, ma non solo. Sentite questa. Uomo planetario di Andrade, ecuadoregno, nato nel 1903, morto nel 1978. Sono uomo, minerale e pianta allo stesso tempo, rilievo del pianeta, pesce nell'aria. Un essere terrestre, insomma. Albero del Rio delle Amazzoni, le mie arterie, la mia fronte di Parigi, gli occhi del tropico, la mia lingua americana e spagnola, le spalle di New York e di Mosca. Però, fissa, invisibile, la mia radice nel suolo equinoziale, che si nutre dell'acqua dei fiumi e del sangue verde che circola nel fragile, alato corpicciolo del pappagallo, professore di ontologia della cavalletta e dei colibrì, miei infimi alleati naturali. Uomo planetario, ombre planetario. È bellissima questa. E chi si sente una parte del tutto, e tutto è dentro di sé. I poeti sono straordinari. Dunque, un'altra interessante poesia di un altro interessante autore che pensa a tutti, non pensa solo a se stesso, e anche noi nelle feste di Natale dobbiamo pensare sia alla vita che alla morte, come si è detto a proposito delle guerre, per essere orientati verso la pace, ma anche dobbiamo pensare a tutto il resto del mondo. Non tutti hanno le stesse credenze, gli stessi riti, le stesse religioni, gli stessi miti, gli stessi dei. Purtroppo non è così. Il mondo è diviso in tante popolazioni completamente diverse, alcune addirittura non acculturate. È veramente un problema. E perciò sono da apprezzare i poeti che in qualunque momento dell'anno, del giorno tu li legga, ti spingono a riflettere e a considerare quello che sarebbe giusto pensare e dire pubblicamente proprio quando a Natale si festeggia la vita. Dicevo, una poesia che mi sembra importante è questa, intitolata, la traduzione, L'uomo tuo simile. L'uomo tuo simile, che in francese è l'homme qui te ressemble, è scritta da un poeta camerunense che è morto nel 2001, era nato nel 30 e si chiama René Philombé. Poco conosciuto, ma la poesia è veramente bella, semplice. Vabbè. Ho bussato alla tua porta, ho bussato al tuo cuore per un letto decente, per avere un buon fuoco. Perché mi scacci? Aprimi, fratello. Perché mi domandi se vengo dall'Africa, se vengo dall'America, se vengo dall'Asia, se vengo dall'Europa? Aprimi, fratello. Perché vuoi indagare sulla lunghezza del mio naso, sullo spessore delle mie labbra, sul colore della mia pelle, sul nome dei miei dèi? Aprimi, fratello. Non sono un nero, non sono un rosso, non sono un giallo, non sono un bianco. Io non sono che un uomo. Aprimi, fratello. Apri per me la tua porta. Aprimi il cuore, perché io sono un uomo, l'uomo di tutti i tempi e sotto tutti i cieli, l'uomo tuo simile. Anche questa è straordinaria, dovrebbe essere letta nei pulpiti a Natale, nelle case, regalate ai bambini, cioè sentite alla radio. Io mi meraviglio veramente della pochezza e della ritualità anche delle comunicazioni e trasmissioni televisive.
Infine, tra questi poeti ce ne sono altri due importanti. Uno, io non pensavo di trovare una sua poesia su questo argomento, è di un poeta conosciuto da tutti in Brasile per la musica, Vinícius de Moraes, ma non è soltanto importante per quello, era morto anche lui nel 1903. Ha scritto questa poesia sulla rosa di Hiroshima. Pensate ai bambini, muti, telepatici. Pensate alle bambine, cieche, inesatte. Pensate alle donne, rotte, alterate. Pensate alle ferite, come rose candide. Ma non dimenticatevi della rosa, di Hiroshima, la rosa ereditaria, la rosa radioattiva, stupida e invalida, la rosa con cirrosi, l'antirosa atomica, senza colore, senza profumo, senza rosa, senza niente. E infine di questo gruppo di poesie che ho reperito nell'agenda del 2007 che avevo in casa, intitolata L'identità, e si intitola Il libro dei cittadini del mondo. Quindi a Natale mi sembra una buona occasione per leggere il libro dei cittadini del mondo. A Natale, come in ogni altro momento, ma quando si festeggia la vita bisogna assolutamente tenere conto di questi poesie. Dunque, questo è di Rabindranath Tagore, India, per chi non lo sapesse, 1861-1941, è morto l'anno dopo che sono nato. Un altro poeta importantissimo, Rabindranath Tagore, indiano, 1861 è la sua nascita, 1941 è la sua morte, ero appena nato. Ma l'ho letto soltanto adesso, pensate un po', 80 anni e passa dopo. Dove la mente è senza paura e si incede a testa alta, dove c'è libertà di cercare e conoscere, dove il mondo non è fatto a pezzi da ristretti muri domestici, dove le parole emergono dal profondo della verità, dove uno sforzo instancabile tende le braccia verso la perfezione, dove le chiare acque della ragione non si sono arenate nell'arido deserto di vieti e costumi, dove la mente è guidata verso pensieri e azioni sempre più ampi, in un cielo di libertà come questo. O Padre, fa che il mio paese si desti. Allora, vorrei leggere però anche una poetessa straordinaria, nonostante tutto quello che le era successo, perché la vita è bella, la vita, certo, ci sono tutte le cose che abbiamo detto, però per chi di noi ascolta e vive in questo bel paese che è l'Italia, nonostante tutto, ripeto, la vita è bella. E così diceva in una canzone famosa, Violetta Parra, e io non ve la posso ricantare, posso però leggervi Grazie alla vita. Come sta scritto, grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato due occhi che quando li apro chiaramente vedo il nero e il bianco, chiaramente vedo il cielo alto brillare al fondo della moltitudine, l'uomo che amo. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato l'udito così certo e chiaro, sento notti e giorni grilli e canarini, turbini, martelli e di lunghi pianti di cani e la voce tenera del mio amato. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il passo dei miei piedi stanchi. Con loro ho attraversato città e pozze di fango, lunghe spiagge vuote, valli e poi alte montagne, e la tua casa e la tua strada e il tuo cortile. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, del mio cuore in petto il battito chiaro,
Quando guardo il frutto della mente umana, quando vedo la distanza tra il bene e il male, quando guardo il fondo dei tuoi occhi chiari, grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato il sorriso e mi ha dato il pianto. Così io distingo la buona o brutta sorte, così le sensazioni che fanno il mio canto, grazie alla vita che mi ha dato tanto. Violetta Parra, nata nel 1917 e morta nel 1966. Bene, dopo questa poesia ce ne sono tante altre, ma le dedicherò in una prossima puntata, soprattutto al tema delle ragazze iraniane, e non soltanto a loro, ma delle ragazze di tutto il mondo. Per ora vi devo salutare e approfitto per augurare ogni bene a tutte le amiche, a tutti gli amici, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Polis e a coloro che leggono con passione le poesie che compaiono sulla pagina della Porta sul Mare. Si chiama così La Porta sul Mare, lo dico questa volta perché non sempre l'ho fatto sapere, perché è il titolo di una mia poesia e di una mia canzone, che è diventata il titolo della trasmissione di Radio Polis con il caro amico che io saluto, Gabriele Pugliese. Gabriele Pugliese, auguri e ogni cosa buona e bella per te e per coloro che stanno accanto. A presto, arrivederci alla prossima puntata. La Porta sul Mare. Appuntamento settimanale per assaporare la poesia.